un aiuto economico concreto per le famiglie in difficoltà, famiglie che magari devono anche affrontare una separazione. È l'appello che rivolge l'avvocato Rossella Angiolini ai parlamentari aretini. Alla stregua del bonus per lo psicologo si dovrebbe aggiungere anche quello di un fondo per le famiglie in difficoltà. Bisognerebbe che venisse istituito anche un fondo di aiuto appunto a quelle coppie, a quelle famiglie che si separano. Perché? Perché già la situazione economica oggi è difficile per le famiglie unite. Parlo di unite che stanno insieme, non afferisco ai rapporti affettivi, che stanno insieme, quindi un nucleo familiare magari con due redditi ce la fa ad arrivare anche alla fine del mese decorosamente, ma quando questo nucleo familiare si dividono e diventano due nuclei familiari con gli stessi redditi, uno dei due spesso finisce sulla soglia della povertà. Non è raro sentire i mariti che vivono in macchina, che vanno a mangiare alla Caritas perché devono pagare l'assegno, l'affitto e il mutuo alla moglie separata e ai figli. Quindi occorrerebbe, e io auspico che i nostri parlamentari votino, diciamo, una legge in tal senso, di costituire un fondo per le famiglie separate, per aiutare cioè essenzialmente colui che deve pagare l'assegno per il mantenimento dei figli o anche per il mantenimento della moglie. Quindi fare riferimento a quelli che sono i redditi più bassi per poterli aiutare economicamente.